Ma com'è che ogni volta che faccio i video non sto mai a casa mia? Ciao ragazzi, ben ritrovati al vostro Simon Interista. Allora, dai, dai, 3-0 ragazzi, netto, vittoria secca e mai in discussione. Così dobbiamo giocare, così, proprio cattivi, cattivi ragazzi. Allora, premessa. Non ho visto ovviamente, non ho visto, no ovviamente, non ho visto il secondo tempo perché dopo il primo comunque sto fuori. Mi sono visto il primo, ho visto già finito 3-0, ho detto il secondo, diciamo, al secondo ho spento, non l'ho più visto. Insomma, non è che alla fine è successo più di tanto, è successo tutto nel primo tempo, nel secondo diciamo che sì, abbiamo avuto qualche altra occasione, ma fondamentalmente le occasioni ci abbiamo avute tutte nel primo. E l'abbiamo anche concretizzate bene. Barella, dai Barella, vieni, vieni, vieni Barella che ci servi come il pane là in mezzo al campo che stanno giocando Gagliardini e Vesino. Vieni Barella, su, vieni. Segna Barella, ragazzi. Segna anche Insigne che tra l'altro in campionato non segna, ma qui sì. Segna Insigne con un bel tiro a giro, il classico tiro a giro alla Insigne. E poi segna chi era? Bonucci. Bonucci ha segnato Bonucci. Cioè, ha segnato Bonucci. Ok, va bene. Dopo che segna Bonucci, regà, veramente impressionante. Allora, mi siedo perché stavo in piedi, mi sto stancando. Allora, fondamentalmente la partita, raga, non è mai stata in discussione. Cioè, la Grecia era poca cosa, lo sapevamo. Poteva darci qualche fastidio, ma alla fine, sì, qualche tiro l'ha fatto, qualche bella parata di Siriku c'è stata. Ma fondamentalmente, ragazzi, il pallino del gioco ce l'abbiamo avuto sempre noi e la partita l'abbiamo vinta meritatamente, a mio parere. Anzi, sicuramente l'abbiamo vinta meritatamente, il pallone ce l'abbiamo avuto sempre noi. Abbiamo attaccato solo noi. Ogni tanto la Grecia si faceva vedere, ma è poca roba. Allora, adesso ci sarà la partita contro la Bosnia, in cui dovremo stare attenti, ragazzi, perché la Bosnia Pjanic e Dzeko. Oltre a qualcun altro di però interessante, ma fondamentalmente Dzeko e Pjanic sono quelli forti. E dobbiamo stare attenti in difesa perché, ragazzi, Dzeko comunque lo conosciamo, non è un giocatore facile da affrontare. Pjanic comunque ti mette i palloni buoni, te li mette, quindi bisogna stare attenti. Ma tornando a Grecia e Italia, allora, abbiamo giocato bene, un'Italia che mi è piaciuta, un'Italia che è andata in verticale, un'Italia che ha voglia di aggredire l'avversario e così dovevamo giocare e ci siamo riusciti. Allora, fondamentalmente io, raga, non penso che il cammino si dovrebbe complicare più di tanto, perché alla fine, cioè, noi siamo molto superiori a tutte le altre che ci sono. Anche mettete caso che dovessimo perdere una partita, ok? Dovessimo perdere una partita, ma non è una tragedia, cioè, perché comunque se vinciamo tutte le partite e ne perdiamo una o ne pareggiamo una, non succede assolutamente niente, perché alla fine, chi è che può darci fastidio? Poi ecco, ovviamente attenzione, non sto dicendo che passiamo sicuro al 100%, le partite si devono giocare e si devono vincere perché è inutile, non è che ci danno il passaggio del turno a tavolino perché siamo l'Italia e stiamo in un girone facile, non è così che funziona. Le partite vanno giocate al 100% e bisogna vincerle tutte. Per fino adesso ci siamo riusciti anche abbastanza bene, quindi sono contento, ragazzi. Quindi, ricapitolando, 0-3 fuori casa ad Atene, quindi Insigne. No, scusate, Barella, Insigne e Bonucci fissano il risultato. Aspettiamo la prossima che sarà boh, fra 2 giorni, se non sbaglio, Italia-Bosnia-Herzegovina. Adesso non ricordo la data precisa, però mi sembra fra 2 giorni. Ma in ogni caso comunque ce la giocheremo e dobbiamo vincere anche contro la Bosnia, senza se e senza ma, perché ovviamente siamo superiori, a parte Dzeko e Pjanic, siamo superiori in tutto e per tutto. Detto questo, ragazzi, come al solito, invito a scrivere nei commenti cosa ne pensate di questa partita. Iscrivetevi al canale, attivate la campanina per stare sempre aggiornati su tutti i miei video. Mi piace, seguitemi su Instagram e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video.